la chiesa di Santa Maria di Momentana, edificio al confine fra Toscana e Umbria, fu il luogo dove alla metà del 1400 Piero della Francesca realizzò un'opera eccezionale, la Madonna del Parto. Un nuovo allestimento dei musei civici che ospitano la Madonna del Parto a Monterchi, un nuovo modo per poter fruire di una delle più belle opere di Piero della Francesca. Dopo aver ottenuto la qualifica di museo di interesse regionale, è stato possibile, grazie ad un finanziamento pubblico e privato, restaurare questi locali e digitalizzare l'opera. È un'opera molto importante perché, al di là dello studio specialistico, attira molto per la sua iconografia. Al di sotto aveva una Madonna del Latte, quindi una iconografia legata alla maternità molto diffusa nel Medioevo, e poi appunto a metà 400 viene sovrapposta questa Madonna del Parto, che è un'iconografia particolarissima, non inesistente ma rara, e che poi sarà a lungo utilizzata in siti diversi, ma sempre trattata, dopo il Concilio di Trento soprattutto, con un minimo di sospetto, perché metteva troppo in evidenza il problema dell'incarnazione. Un touchscreen all'interno della sala, dove è possibile ammirare l'affresco, guida il turista attraverso una nuova prospettiva. Un punto di vista, diciamo, ideale in qualche modo, da cui Piero ha pensato la Madonna del Parto, di circa 6,30 m, ora ecco più o meno questa è la misura, e che noi abbiamo voluto anche segnalare all'interno della sala della Madonna del Parto con un'apposita diciamo striscia all'interno della nostra sala, dove il turista appunto si può fisicamente mettere in piedi e osservare appunto l'opera dal punto di vista corretto. Mentre un video in un'altra sala colloca l'opera all'interno del territorio di Monterchi. La Madonna del Parto è inamovibile e quindi noi lo vogliamo, noi siamo molto legati alla nostra opera, è radicata nel territorio, non è trasportabile sotto nessun punto di vista, e quindi vogliamo che il mondo venga a Monterchi a vederla.